Io ho enorme piacere ora proprio di passare un attimo la parola a, non solo al collaboratore più stretto mio da tanti anni, ma a colui che qui da tanto tempo nel mio gol di notte ha rappresentato la Roma, ha rappresentato il tifo della Roma, la nota di colore e anche l'arte, perché tra l'altro Alberto è musicista. A te Alberto. Ma io ti ringrazio, Michele, per tutto quello che hai detto di bello. Non volevo lasciarti tranquillo, volevo lasciare che fossero gli altri a farti le domande. Volevo soltanto, invece, prendendo parola brevemente, sottolineare due belle. Io ti ho visto fare tante cose belle. E anzi, e questo penso che ti farà piacere. E io ho avuto la fortuna, più delle altre persone, perché così le evenienze della vita mi hanno portato così ad esserti più vicino degli altri. Ho avuto la fortuna di poterti frequentare al di fuori del campo, magari molto spesso. E questo ha fatto sì che fosse possibile cominciare a stimarti più ancora come persona che non come calciatore. E allora quindi stimo più Paolo, come tu dici spesso, no? Di chi sei amico, di Paolo o di Falcao? Quindi io stimo più Paolo ancora di più di quanto stimo Falcao. E tu sai che stimo di Falcao. Bene, comunque quindi vuol dire che ti ho visto fare tante belle azioni, ma in questi ultimi 2 giorni ne hai fatte due belle che vorrei rendere pubbliche. Cioè, no, una ne hai fatta pubblica, la vorrei sottolineare, e un'altra era ieri. Ieri eravamo per un attimo da soli, non è che c'era bisogno di fare retorica. Retorica vuol dire ricercare parole difficili, ecco. Io ti ho detto, dico, non lo so perché, però io non piango normalmente neanche ai film d'amore, però per la Roma io mi commuovo, non so come mai. E tu mi hai detto, cioè, ma la Roma è il più bel film d'amore. Ecco, quindi facciamoli sapere queste cose alla gente, perché tu non è che stai parlando davanti a tutti, stai parlando soltanto a me. Quindi era una cosa che veramente era al di fuori di ogni sospetto. Sì, ti ho detto perché, cioè, bisogna spiegare il momento, né? Tu sei stato Sì. in quel momento. Perché secondo me è un film di amore che è cominciato 3 o 4 anni fa, diciamo 4 anni fa. E È una telenovela, esatto, telenovela. telenovela, e che è finita domenica scorsa. È stato un filmato di amore perché si vede quello che succede a Roma oggi con questo scudetto, i tifosi della Roma che vanno dappertutto, almeno quelli di Curva Sud. È finito oggi, non è morto nessuno come diciamo Romeo e Giulietta, però è un film che. No, speriamo che ci siano altre puntate, insomma. Sì, ma è finito, no? Sì. Facciamo un altro film allora. Ecco, sì, un altro film. E poi un'altra cosa bellissima, quello se ne saranno accorti tutti quanti, volevo sottolinearlo, vederti girare oggi tenendo in mano la bandiera italiana. E beh, è stata una cosa veramente, per me è stata veramente da brivido, un gesto bellissimo da parte tua. Ma io. È difficile, io ormai mi sento a Roma, mi sento in Italia come se fosse a casa mia. Ho dei grandi amici, ho conosciuto tanti, tanti italiani prima di venire qui. E sai che Rio Grande do Sul, 1 ora e mezza da Porto Alegre, ci sono 3-4 città proprio fatta e vissuta oggi di italiani. Ho avuto la fortuna di conoscere un italiano, proprietario di un ristorante a Porto Alegre, che mi ha fatto capire per fortuna l'ambiente di Roma, perché lui ha vissuto tanto tempo qui. Senz'altro volevo ringraziare lui perché, pur se lui non sente, perché è in Porto Alegre, è in Brasile, perché mi ha aiutato tantissimo nel primo momento che sono venuto in Italia, nelle prime cose, quelle tante cose che ho sofferto, quel primo 6 mesi. E è stato lui magari che mi ha detto più o meno, diciamo 90% da quello che poteva succedere come in Italia. Beh, tu hai ringraziato questo signore, io ti lascio poi dopo agli altri, scusa, ringraziandoti pubblicamente per tutto l'affetto che hai saputo ricambiare a tutti i tifosi romanisti e a tutti i tifosi italiani. Paolo.